Carissimi amici, eccoci di nuovo all'alfabeto di Padre Ottavio con la lettera H. E la lettera H, Padre Ottavio, dobbiamo dirlo, ci richiama al grande sogno, al grande progetto di questi anni. H di hospice. Che Nos, cos'è? hospice Nossa Signora da Encarnação. Cioè, l'hospice è un centro di accoglienza dei malati terminali, soprattutto con dolore, e accompagnarli diciamo, a tornare a casa in maniera più serena possibile, con attenzione sia da parte medica, di infermieri e anche di struttura, no, dell'accoglienza, con molta attenzione. I familiari possono stare nella camera, c'è tutto un accompagnamento del malato terminale perché il suo passaggio, ecco, sia più sereno possibile, più consolato possibile, più amato possibile, ecco. E questo abbiamo pensato con tanti amici e benefattori di costruirlo anche nelle isole di Capo Verde. E da notizie che ho avuto, penso che sia uno dei primi hospice di questi centri di accoglienza dei malati terminali dell'Africa occidentale. So che il governo capoverdiano è molto interessato e sta seguendo l'opera che in questo momento per causa coronavirus abbiamo dovuto fermare perché i tecnici italiani specializzati non possono andare a compiere i lavori di tutta l'impiantistica, ossigeno, eccetera. Ecco, ma l'hospice come concetto non ci deve far paura. È una cosa, cioè, è un No. va è, come lo spieghereste che dice: "Mamma, io se sto male non vado in un ricovero, eccetera." Invece è qualcosa di più, vero? Beh, l'hospice diciamo, viene costruito ed è stato pensato con un'attenzione umana grandissima di chi è malato terminale, con dolori soprattutto, ma anche con normale, così com'è, per accompagnarlo in maniera più serena possibile, nell'intimità di una sua camera, dove i parenti possono accompagnarlo, dove c'è l'assistenza di tutta la parte sanitaria, medici, infermieri. Quindi c'è un'attenzione, diciamo, umana, profondissima e anche spirituale del malato che deve chiudere gli occhi e tornare a casa, no? Come desidero dire, no? La morte è proprio un tornare a casa. Da dove siamo partiti, dal pensiero, perché siamo stati pensati, amati in Cristo Gesù prima della creazione dell'universo. Quindi io, tu che mi ascolti, o noi, siamo stati pensati e amati in Cristo Gesù prima della creazione dell'universo. Noi siamo grandissimi, Dio ci aspetta sempre. E l'hospice di Capoverde affogo ha questa visione meravigliosa dell'oceano, eh? L'hai scelto in un punto incredibile, vero? Sì, ma perché è occasionale, ecco, diciamo, tutte le opere che erano lì, l'ospedale, l'auditorium, le case del C'è sole, sono cielo e mare. cielo e mare. E alla schiena c'è il grande vulcano, la serra del grande vulcano dell'isola di Fogo. Ma potete venire, ecco, quindi a visitarlo, ecco, a conoscere di persona. Ecco, quindi come possiamo concludere questo momento sull'hospice? Beh, che il mio sogno è di poterlo chiudere più presto possibile, lo dico anche a voi, ecco, di aiutarmi, ma lo dico anche alla provvidenza, no? Che provveda che tutto di questa pandemia cessi più presto possibile, poter realizzare e aprirlo, perché so che abbiamo già diversi malati che attendono di poter usufruire di questo dono, di questo regalo, di questo tempo, no? Di incontro con la morte, però accompagnato con amore e senza dolore. Aiutiamo Padre Ottavio a Grazie, finire questo hospice. grazie, grazie. Vi aspetto poi a conoscere, non là, ma a conoscere la realtà. Grazie a voi.